mondo dell'estetica è sempre stata la sua passione. Benvenuta, benvenuta a Sinda Rastrelli, estetista. Grazie per essere in nostra compagnia. Le chiedo subito come si svolge il mestiere dell'estetista e quali sono le principali attività dedicate al cliente. Domanda da tre. Allora, il mestiere dell'estetista si svolge soprattutto dando attenzione alla clientela, curandola e andando a migliorare dove è necessario gli estetismi e il proprio corpo. Abbiamo due rami di estetica, quella base e quella avanzata. L'estetica base, diciamo che è tutto ciò con cui noi usiamo le mani, dove andiamo a lavorare, come la classica pedicure, manicure, i massaggi, i trattamenti. Invece quella avanzata, tutto ciò che viene usato con i macchinari più specifici. Diciamo che è vario proprio. Diciamo, un mondo molto vario. Diciamo che ecco, si avvale di tante strumentazioni. Tanti strumenti. Strumenti che possono essere di piccole dimensioni, anche di grandi dimensioni. E voi dovete imparare a usarli tutti. Sì, ci vogliono dei corsi specifici per poter utilizzare soprattutto i macchinari. Ma oggi chi si rivolge al mondo dell'estetica, ecco, dico, lo fa abitualmente, lo fa saltuariamente, avete, come si dice, gli abitué? Abbiamo molto gli abitué, sì, però anche le persone che vengono ogni tanto a fare servizi. Ecco, e voi come fate a riconoscere, nel senso a ricordarvi di tutti, a tenere a mente tutto? Cioè, fate un esercizio di memoria incredibile. Sì, anche. Però no, più che altro leghiamo molto con le nostre clienti. Cioè il rapporto umano. Il rapporto umano, sì. E loro si confidano anche. Si confidano molto con noi. E diciamo che siamo come psicologhe in pratica. Sì, poi dopo ne parliamo. Ecco, sì. Però mi interessa proprio questa differenza, diciamo, tra il mondo basico dell'estetica e il mondo più avanzato. Perché immagino poi forse anche i costi, sia per voi da un punto di vista di professionisti, di esercenti di questo ambiente, e anche per il cliente, siano due mondi molto differenti, tra il basico e l'avanzato. Cioè, sì. si possono anche spendere delle cifre importanti su questo fronte? Soprattutto nei macchinari. Per i macchinari. Perché hanno costi ovviamente molto più elevati per noi estetiste. Quindi il costo è molto più... A che cifre elevato. Si può arrivare per l'acquisto di un macchinario? Senza fare pubblicità, diciamo, a marche o cose, ma insomma, si parla anche di migliaia di euro? Dai 10.000 in su, dipende. Da 10.000 in su, insomma, sono ovviamente tanti soldi. Ovviamente dipende dal macchinario. Ecco, insomma, si parla di anche investimenti molto certo. importanti, che poi vengono ammortizzati col tempo, ma chi si rivolge a voi per avere un trattamento specifico con quell'ipotetico macchinario paga anche un prezzo notevole. Insomma, questo è perché c'è quel vecchio moto di spirito che recitava: chi bello vuole apparire un pochino deve soffrire, ma deve anche pagare. Ma anche deve pagare, fa rima sì. anche quello. Bene, allora io le chiedo adesso con una domanda da due: come si diventa estetista, quali sono i percorsi di preparazione professionale per accedere poi a questa professione? Due minuti. Ah, per diventare estetista bisogna frequentare una scuola che di 3 anni. 3 anni, dove, quindi insomma è uno studio anche abbastanza lungo. Sì. Dove viene rilasciato un attestato per poter lavorare. Dove si vuole comunque aprire un negozio per conto proprio, bisogna fare anche il quarto anno. Quattro anni, Il quarto anno ti danno il diploma proprio per lavorare e aprirti un negozio per conto tuo. Ecco, quindi insomma è uno studio abbastanza... E a che età si inizia? Allora, prima dei 16 anni non si può fare la quindi scuola. Quindi si inizia lo studio a 16 anni. Dai quindi 16 anni. Se si frequenta la scuola per 4 anni per poter poi camminare con le proprie gambe, si direbbe... 20 anni, quindi insomma un estetista. Lei ha iniziato a... Io ho 16 anni. A 16 anni, pronti, attenti, via. Sì. Detto in apertura della nostra conversazione, è sempre stata la sua passione, sin da bambina. Sin da bambina, sì. E cosa faceva? Truccava le bambole? Io truccavo le bambole, tingevo le unghie, soprattutto a mia madre, infatti facevo un macello, diciamo, in poche parole. Vabbè, insomma era un modo per sperimentare, per giocare. Certo.
E sua madre questo piaceva questo suo, sì, questa sì, sua sì, passione? Sì, mi ha sempre appoggiato. Ha sempre appoggiato, bene, questo è importante. E poi insomma, forse è anche un modo per creare complicità tra madre e figlia, tra sorelle, tra amiche, cioè c'è una sorellanza in questo mondo che si crea e poi alla fine con lo studio e con la pratica poi diventa anche una professione. Non le chiedo da quanti anni svolge la professione, se no svelerei la sua età, però immagino che insomma ho iniziato molto presto. Ha iniziato molto presto e ha poi camminato. Anche perché diciamo, comunque ti fanno fare degli stage proprio a inizio, durante il percorso scolastico, nei centri estetici. Ah, quindi lei ha iniziato poi anche a frequentare, cioè una sorta di percorso parallelo scuola-lavoro. Questo vale per tutte? Sì. Ecco, insomma, vale quindi diciamo la teoria e la pratica camminano sullo stesso binario, mi sembra giusto, perché poi se no uno arriva a operare. Ovviamente anche perché si inizia più nei negozi a iniziare a lavorare, diciamo, perché la scuola ti insegna proprio le cose basiche per partire. E poi l'esperienza vera, lei mi sta dicendo, si fa sul campo, ma questo riguarda un po' tutti i mestieri, sa? Dunque, allora, all'estetista si rivolgono solo le signore o anche i maschietti? E se sì, per quali trattamenti in particolare? Domanda da due. Molto anche i maschietti, diciamo, beccati, che si curano di più delle donne. Davvero? Chi l'avrebbe mai detto? E soprattutto per i massaggi, pedicure curativo, anche dei trattamenti, ma non solo nell'estetica, ma anche soprattutto nella cosmesi. Mi racconti un po', partiamo dalle femminucce e poi arriviamo ai maschietti. Cosa chiedono di più le signore e cosa chiedono di più gli uomini? Allora, le signore chiedono di più l'epilazione. Che ovviamente... Come si fa oggi col laser? Come viene allora, svolta? C'è il laser definitivo, dove ti va a eliminare proprio il pelo, se no anche l'epilazione comunque normale. Si fa ancora con la... cos'è? Ceretta? Con la ceretta, Come si usava quando ero giovane io, insomma. Ecco. Beh, invece i maschietti? I maschietti anche loro, molto le sopracciglia soprattutto. Ecco. Ben definite e normali, ovviamente non affemminati. Però dico questi maschietti, non per entrare troppo nel dettaglio, ma dico, quanti anni si rivolgono a voi? Cioè da giovanissimi o quando cominciano ad avere i capelli bianchi, me? Da giovani. Da giovani. Ecco, sono si molto parte più subito. I giovani, sì. Quindi i giovani tengono molto all'estetica, al modo di porsi, al modo di stare nei confronti, e questo credo sia anche bello, perché sa, tanto spesso io penso al fenomeno, probabilmente ne ha sentito parlare, dell'ikikomori, cioè di questi ragazzi che si chiudono nella loro stanza, non vedono nessuno, non parlano con nessuno, stanno al computer, giocano e poi magari dico, se non ti tieni, i capelli vanno per conto loro, i peli vanno per conto loro, l'igiene, io credo anche quella se ne vada per conto proprio, ma lasciamo perdere. E invece se uno sta in società, se uno esce con gli amici, se uno frequenta persone e ha anche più piacere di porsi in un certo modo, e quindi mi torna che poi il giovane, ecco, i giovani, quelli più svegli, vengano a sistemarsi un pochino. Molto. Invece gli anziani come me cosa fanno? I piedi curativi soprattutto, ecco, sì. Proprio una cosa da vecchi. Classica. Vabbè, sì. Ma ci vuole anche quello, abbiate pazienza, oramai abbiamo una certa età, va bene. Stiamo un po' scherzando, un po' sì, un po' no. Allora, adesso abbiamo la domanda alla quale abbiamo un pochino accennato all'inizio della conversazione, cioè il fatto che il salone di bellezza somigli sempre di più al lettino di uno psicologo o forse a un gruppo di amiche al dopo scuola. A suo avviso assomiglia a entrambi, a nessuno di due o a volte all'uno, a volte all'altro? Domanda da tre. Allora, diciamo molto a entrambi. A entrambi, eh? Perché comunque la persona si ritaglia un piccolo spazio della propria giornata per rilassarsi e quindi quando vengono a contatto con noi estetiste si parlano molto dei problemi, si aprono molto. Certo, però voi dovete stare sempre attenti. Molto attenti, perché, sì. Perché ecco, uno deve stare attento a ciò che dice il cliente, a ciò che dice... Io penso, mi metto me stesso nei vostri panni e dico la bocca, se non l'hai attaccata al cervello,
sì, chissà cosa. Quindi uno deve essere sempre lì. Bisogna molto ascoltare. È un lavoro anche di concentrazione, non solo manuale, sì, anche di... Due cose in uno. E però voi ragazze, devo dire, in questo siete straordinarie, perché siete davvero capaci, molto più capaci di noi, di fare due cose contemporaneamente, di farne magari una manuale, l'altra intellettuale, e farle insieme. In questo siete più dotate, e poi forse anche la curiosità può giocare anche, un gioco. Anche, siamo un po' molto curiose. Farete, sì. Infatti le donne fanno benissimo le giornaliste per questo motivo, perché il mestiere giornalista ormai è donna, cioè bisogna essere un po' curiosi e un po' andare a vedere le carte della vita che la vita ti pone davanti. E quindi dicevamo, il fatto un po' della sorellanza si crea anche nel salone di bellezza. Sì, si crea anche tra clienti, molto diventiamo molto amiche, diciamo, ovviamente sempre consapevoli del fatto che voi state offrendo un servizio e la cliente è lì per ottenerlo. Quello, sì, questo molto. È naturale, però c'è il tema del farsi una coccola, cioè per se stessi, no? Il fatto di andare al salone di bellezza a farsi i capelli piuttosto che sì, uno dei vostri trattamenti, è per il cliente c'è il senso di farsi una coccola nella una giornata magari difficile? Molti non vedono l'ora di venire da noi, soprattutto anche per coccolarsi. Ecco, molto. questo sì. C'è, insomma, perché poi uno si rilassa un momento. Si usa ancora il fatto di tenere i giornali, quelli di cronaca rosa, magari? No. Non si tengono? Si tengono un po' le riviste. Le riviste, ecco. Io mi ricordo a volte quando accompagnavo mia madre, c'erano questi giornali, i settimanali, dove c'erano un po' le notizie dei VIP. Dei VIP, sì. Oggi i VIP chi sono per voi? Gli influencer. Ecco, quindi tutto, ma adesso dopo. Ma adesso ne parliamo. Va bene, allora, le chiedo, entriamo un pochino nel dettaglio dei trattamenti. Tra signore, diciamo, di un'età più giovane e meno giovane, cambia qualcosa nel chiedere un trattamento? Sì, ovviamente sì. La persona più anziana comunque chiede trattamenti anti-age. Quindi anti-età. Anti-età. E quali sono? Io mi interesso subito, perché capisci. Ad esempio ora vanno molto i fili di collagene, che sono proprio delle fibre di collagene dove vanno a riempire la ruga di espressione. Quindi le rughe vanno un po' combattute. Lei, sì, molto. Ma lei non è un problema per lei, sarà per le sue clienti, sì. Ma lei glielo risolve. Sì. E le ragazze? Le ragazze più trattamenti di idratazione, anche per prevenire l'invecchiamento. Si parla sempre del volto, però, cioè il volto è nostro. Sia volto che corpo. Sia volto che corpo. Gli anestetismi come la cellulite. Ecco, contrasta la cellulite, magari le ragazze più giovani, insomma, magari quando si devono esporre in costume, insomma, prima dell'arrivo della bella stagione, un grande classico intramontabile. Bene, allora le chiedo, quali sono i trattamenti di ultima generazione per combattere i segni dell'invecchiamento cutaneo? Chi ne fa ricorso principalmente? Domanda da due. Allora, ci sono molti macchinari, come ad esempio la radiofrequenza, ovvero un macchinario che va a stimolare i fibroblasti a produrre collagene, cioè la principale proteina del nostro tessuto connettivo. E ce ne vuole parlare? Che cosa sono? Spieghiamoli un po', questo è interessante, è una novità questa. Allora, la radiofrequenza è un macchinario che ha delle piastrelle dove va a emanare questo calore. Sì, sì. Che va a aiutare ovviamente il proprio, viene utilizzato soprattutto per il corpo e per il viso, anche per andare a distendere dove ci sono le rughe oppure per il tessuto. E sia corpo che viso, ha detto, sì. ma cosa che è più richiesto, il trattamento corpo o il trattamento viso? Dipende dalla persona. Ecco, perché, dalla persona. Ma il viso è ancora il nostro biglietto da visita, cioè sì. È il modo in cui noi ci poniamo agli altri. Molto. Molto, sì, per le sue clienti. Sì. Soprattutto dove ci sono. Lei in quale città opera, se posso chiederglielo? A Signa. A Signa, quindi comune di Signa, provincia di Firenze. E la clientela di Signa com'è? Esigente, carina? No, molto carina, anche esigente. Anche ci sono esigente. Anche persone esigenti. Perché insomma giustamente vogliono. Sì. Quanto può durare un trattamento? Cioè anche su pochi minuti o anche a lungo? No, la durata di un trattamento, soprattutto con i macchinari, va dalla mezz'ora all'ora. Ah, quindi anche un'ora, anche diciamo, un'ora si può rimanere
diciamo sotto le vostre cure, insomma, prendendo le vostre cure. Va bene, allora adesso le chiedo una domanda da tre, le pongo una domanda da tre. Grande attenzione, ci dicono i meglio informati, sta ricevendo la cura delle ciglia, in particolare per le signore, dall'estensione alla laminazione. Ce ne vuole parlare? Allora, ora è diventato molto più popolare e molto più richiesto i trattamenti per le ciglia. Abbiamo la laminazione ciglia, che è proprio un trattamento naturale, dove va non solo a incurvare, ma a idratare e a nutrire il nostro pelo. Idratare e nutrire. È una filosofia nuova questa, cioè un'attenzione così meticolosa nei confronti del pelo delle ciglia proprio. Perché grazie ai prodotti che ci sono all'interno abbiamo la cheratina e le vitamine, dove vanno a svolgere il proprio lavoro. Ovviamente. E questo trattamento quanto tempo chiede per essere? Un'ora, è molto di posa. Ecco, non è una cosa. E la cliente, perché immagino lo facciano le signore. Occhi chiusi. Deve stare occhi chiusi per un'ora. Per un'ora. Voi gli mettete della musica, qualcosa? Sì, mettiamo ovviamente la musica. Per rilassarsi un po', perché un'ora. E a volte anche dei patch idratanti per le labbra. Patch sarebbero, mi perdoni? Sono delle mascherine. Delle mascherine idratanti. Fa sempre parte, diciamo, del pacchetto, sì. Che voi. Io devo dire, se dovessi fare una cosa del genere, al di là delle ciglia, che io non me le tocco per me, nessuno me le tocca, ma io dormirei, perché un'ora lì, cioè uno si addormenta. E qualcuno si addormenta. Sì, si addormentano. Soprattutto nel trattamento delle station ciglia. Che è un trattamento. Cioè l'allungamento delle ciglia. Delle ciglia sono più voluminose e molto più riempitive. E quello è un trattamento che va dalle 2 ore anche. 2 ore addirittura? Cioè ci vuole tanto tempo. Pelo per pelo, sì. Insomma, è anche costoso, le chiedo? Cioè, è una. Sì, è un po' più costoso. Un po' più costoso rispetto a un trattamento. E quanto dura? Per la signora che investe in questo trattamento, quanti giorni o settimane, non lo so. Solito dalle 3 settimane a un mese. Quindi un bel po'. Meno se le toccano e più le restano, ovviamente. Non andate lì a cincischiarvi. No, anche perché poi si possono sciupare proprio le proprie ciglia, andando a strusciare o a tirarsi. E quando devono essere tolte, cosa si deve fare? C'è un prodotto apposta e ci pensate voi. Certo. Quindi la cliente torna da voi e voi la fate tornare come mamma l'ha fatta, diciamo. Vabbè. Uno magari lo può fare per un evento, se c'è un matrimonio. Per i matrimoni. Più naturali, ci sono anche gli effetti, quello one to one, che è un effetto molto più naturale, è pelo a pelo invece che a ciuffetto. One to one, quindi uno ad uno, riferito a ogni pelo ha un suo trattamento. Cioè è una roba. Molto. Ma anche da parte vostra, di grande pazienza, è un esercizio di pazienza. A me mi rilassa, devo dirle che mi rilassa. Ecco. Bene, ma non mi stupisce, perché la vedo molto serena, molto tranquilla, questo mi fa piacere. Bene, adesso proseguiamo con una domanda da uno, le do un minuto su questo fronte. Diventare estetista era il suo sogno di bambina, un po' lo abbiamo già accennato, magari ci torniamo. Che cosa avrebbe fatto altrimenti nella vita? Fin da bambina avevo tantissimi sogni, ovviamente, però ho sempre desiderato comunque fare l'estetista. Quello sì, mi divertivo, come si era detto prima, a dipingere. Dipingere l'epidermide, dice, o anche le sia, unghie. Sì, sia la pelle che le unghie, anche delle bambole, bambolotti. Giusto. Tutto il resto. Ovviamente. E se non avesse fatto questo, cosa avrebbe voluto fare? Ha mai avuto un altro sogno? Non saprei. Ho provato comunque anche a fare la scuola, sono passata dal turismo all'alberghiero, quindi proprio tutt'altro mondo. Sì. Però avevo preferito. Capito che comunque Sua vita era questa. Immagino siano tante ore al giorno, anche in piedi, che voi dovete stare. Molto. E quindi poi alla fine della giornata, sarete anche stanche. Anche mentalmente. Ecco, perché non c'è solo l'aspetto fisico della manualità o semplicemente del dover stare in piedi, ma anche proprio
il via vai, poi ci saranno dei giorni più affollati, dei giorni soprattutto meno. Durante le feste, le festività. Voi arrivate alla cena di Natale e siete esatto sognate di così festeggiare e andare a letto. Va bene. Allora, mezzi di comunicazione, un po' ne abbiamo parlato prima, abbiamo detto mezzi di comunicazione tradizionali, TV e stampa specializzata e social network. Quanto contano oggi nell'imposizione di nuove mode e di nuove tendenze? Domanda da due. Allora, contano molto soprattutto i social network, perché comunque gli influencer, sono diciamo, loro che perché hanno un impatto, i VIP del nostro tempo, hanno un impatto più intimo, diciamo, con i follower, le persone che li seguono. I seguaci, diciamo, sì. L'impatto invece con la televisione e le riviste è un pochino più distaccato in questi anni. Da parte dei giovani, dei giovani soprattutto. Ecco, quindi non magari le persone, come dire, ora non mi dica vecchio, no, come lei, no, ma no. Insomma, diciamo, le persone un po' più avanti con gli anni possono essere ancora interessate a ciò che scrivono i giornali piuttosto che pubblicano le riviste. I giovani guardano il telefonino, tutorial, quindi i video che spiegano quello che c'è da fare, e poi quello che c'è da fare ce lo dicono anche gli influencer. Molto. E ci spiegano cosa dobbiamo metterci, cosa dobbiamo toglierci, comprare, tutto il resto. Lo fanno essendo pagati profumatamente, ma lasciamo fare, e quindi però i ragazzi ci credono molto. Anche per l'estetica, soprattutto per la skin care, quindi la cura della pelle, anche molti tutorial sulle unghie, sui gel, sui disegni, cioè sui gel perché le unghie si modellano con una sorta di gelatina oggi per le ragazze. Sì. E questa gelatina come la trattate poi? Cioè come si indurisce? Mettendole in lampada. Sotto una lampada si indurisce. E voi fate anche delle piccole opere d'arte su questo. Facciamo anche dei disegni, classico French, ce n'è tantissimi. E veramente. In questi disegni e in queste metodologie sono, lei ci dice, i social network e gli influencer che danno i segnali. Perché ora comunque se vogliono un'immagine ci vengono direttamente con il telefono dicendo noi vogliamo questo. Ecco. Cioè è visto sul telefonino, prima si diceva come da foto, oggi invece come da telefonino. Ultima domanda per Sinda Rastrelli, estetista, il futuro della sua professione, come lo vede e soprattutto come lo desidera? Un minuto. Mi piacerebbe molto aprirmi un negozio per conto mio in futuro e soprattutto trasmettere alle nuove ragazze, alle nuove generazioni la passione che ci metto proprio nel mio lavoro. Comunque anche la pazienza. Lei ha già avuto esperienze da insegnante nei confronti da di insegnante altri. No. Però le piacerebbe. Però mi piacerebbe, sì. Ecco, diciamo nel futuro, quindi non solo essere imprenditrice, non solo esercitare la sua professione, ma anche andare a insegnare alle nuove. Nuove. Sarebbe un insegnante, glielo chiedo così, perché io sarei cattivissimo. Lei come sarebbe? È un po' tosta. Tostarella. Tostarella. Bene, e da un punto di vista, che so, di città, vorrebbe rimanere a Signa oppure anche magari spaziare altrove? Anche spaziarmi altrove, ovviamente. Quello si vedrà con il tempo, ovviamente. Però insomma, diciamo, per ora stanziale per ora, su Signa e poi vedremo. Io uso gli ultimi secondi rimasti a disposizione per farle i complimenti, per ringraziarla. Grazie. Per la sua simpatia e per averci dimostrato a parole ma anche nei fatti la sua professionalità, la sua competenza su questa materia. Grazie a Sinda Rastrelli, estetista, per essere stata ospite di Conto alla Grazie Rovescia. A Grazie a voi che ci avete seguito, ci vediamo alla prossima puntata. Arrivederci.